Quindi se tanto già ci vuoi anticipare, questo progetto a cui teniamo molto e che ha anche un valore inclusivo. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Sì, come biblioteca intendiamo muoverci, diciamo, in una direzione che sia il più possibile inclusiva e che abbia, diciamo, come si dice, una ricaduta maggiore, diciamo, sul territorio. Ecco perché avevamo già avviato degli accordi, diciamo, tra noi uffici, soprattutto con il sociale, con Simona per quanto riguarda le ludoteche, e Rita per quanto riguarda i nidi comunali e le sezioni primavera. E allora, in sintesi sono due, diciamo, i progetti. Un appuntamento fisso come presidio nati per leggere biblioteca, un mercoledì da lettori, quindi prevedere un mercoledì pomeriggio in cui la biblioteca è a disposizione di futuri genitori, pancioni, neogenitori e famiglie con bambini da 0-6 anni per promuovere il programma Nati per Leggere e Nati per la Musica, diciamo, quindi è una sorta di presidio in cui c'è qualcuno lì fisicamente, sia della biblioteca sia tra i volontari che collaborano con noi, per illustrare appunto ai genitori l'importanza della lettura precoce e tutto quello che ne consegue, che tutti noi ben sappiamo. Quindi ecco, un appuntamento, cioè sanno di avere un punto di riferimento fisso e di poter avere accesso al patrimonio librario dedicato, di poter iscriversi gratuitamente ai servizi della biblioteca e quindi avere un po', diciamo, una visione un po' a 360 gradi dei servizi e di quello che si fa anche per i bambini. E non solo in biblioteca, ma e qui mi riallaccio anche, c'è la presenza di Cristiana Carnielle per l'Associazione Michele per Tutti e il Villaggio per Crescere, quindi vorremmo anche diventare un punto in cui le persone che vengono sanno cosa fa l'amministrazione comunale per gli 06, quindi un po' nelle ludoteche, appunto in tutte queste sedi distaccate che fanno veramente tantissime cose, che spesso sfuggono e che le famiglie magari non sono sempre a conoscenza. Quindi ecco, fare un punto di raccordo fisso, che sia una cosa fissa. E diventi, ecco, un punto di riferimento anche per altri servizi importanti. Però al tempo stesso vorremmo uscire. L'abbiamo fatto nei 2 anni passati, soprattutto nel periodo estivo, con la Petta, con la quale siamo andati in giro per i parchi, cercando di intercettare più persone possibili. Però vorremmo fare una cosa un po' più radicata nel territorio. Quindi, ecco, abbiamo chiesto la collaborazione di Simona Montauti, referente per le ludoteche comunali. Per cui l'intenzione è quella di aprire diciamo una succursale, chiamiamola così, della biblioteca, sia presso la ludoteca di Via Gronchi che presso la ludoteca di Via Colle Ameno. Quindi coprire due quartieri che sono un po' periferici, che sono anche densamente popolati, e in cui abbiamo visto che anche andando nei parchi limitrofi c'è necessità di avere un luogo di ritrovo, un luogo che possa fare un po' da riferimento e quindi andare lì con la nostra Petta, però a promuovere tutti i servizi bibliotecari, dal prestito all'iscrizione alla piattaforma digitale Media Library Online a Nati per Leggere. Quindi, però ecco, che ci siano dei sabati fissi al mese in cui le persone sanno che noi siamo lì come presidio, penso sia importante. Insomma, ecco, intendiamo muoverci in questa direzione. Io non vorrei togliere spazio agli altri soggetti che non vedo l'ora di sentire anche le altre Allora, proposte, se intanto io permette. aggiungerei, perché forse ti è sfuggito, ma mi sembra un fatto importante, che questa iniziativa presso le ludoteche va a potenziare il servizio della ludoteca stessa, perché poi noi interverremo il sabato mattina quando la ludoteca è chiusa, quindi comunque Esatto. c'è un interesse anche a collaborare per offrire sabato mattina, magari molte famiglie possono avere interesse a venire. Diciamo, intrattenere i bambini e nel frattempo acquisire delle informazioni utili per potenziare e rafforzare la relazione con i loro piccoli. Poi possono essere i nonni, gli zii o addirittura anche le babysitter e tutto. Nel frattempo, colgo l'occasione per ringraziare e per salutare gli assessori che comunque sono l'assessore alla cultura Lina Lazzari e l'assessore ai servizi sociali Andrea Sanguigni, e quindi passo la parola a loro perché sicuramente avranno qualcosa di più
importante da dire. Noi nel frattempo abbiamo cercato di intrattenere la platea e nel frattempo tutto quello che direte sarà registrato. E soprattutto sarà usato contro di noi. Buon pomeriggio a tutti, ovviamente. Sicuramente qui la parte del leone la fanno le operatrici della biblioteca, a cominciare dal direttore, a Barbara Domini, eccetera, eccetera, che io ci tengo personalmente a ringraziare perché stanno facendo veramente un lavoro straordinario. Detto questo, io non sono arrivata solo ora, mi dispiace, e non so quanti dei firmatari del patto per la lettura sono collegati. Mi fa piacere pensare che siano in tanti, perché abbiamo, uso il plurale, abbiamo veramente creduto molto in questo progetto. L'abbiamo voluto, cerchiamo di portarlo avanti, ma portarlo avanti insieme a voi. Noi possiamo progettare, ma avremmo piacere, e lo dico alla dottoressa anche Spinelli, che è qui vicino a me, che credo condivida questo pensiero, avremmo piacere che fossero le varie istituzioni, enti, associazioni che hanno sottoscritto il patto, che propongano a noi alcuni esatto. progetti da poter portare avanti insieme, per allargare non solo nella nostra città, San Benedetto, nelle varie realtà, ma, e questo ci tengo a dirlo fortemente, nel territorio, insieme con anche le realtà universitarie, questo progetto. All'interno noi possiamo pensare di arricchirlo con progetti che prevedano l'inclusione, ecco, il mio assessorato ha anche questa competenza, l'inclusione, il supporto della lettura e vari altri progetti, non so, penso alle scuole, no? Quindi l'importanza di collegare, che le biblioteche delle varie scuole siano collegati alla biblioteca Lesca, che possiamo scambiarci non solo testi, ma anche presenze, progetti, incontri. Ecco, penso di interpretare il pensiero anche della dottoressa Spinelli dicendo che vogliamo e ci stiamo riuscendo che la biblioteca diventi un punto centrale di incontro. Già lo stiamo facendo con tantissime iniziative che penso voi conoscerete sicuramente. L'ultima è quella degli scacchi e poi, dottoressa, vogliamo semplicemente lanciare questa nuova sua idea, no, perché no. È della dottoressa Spinelli, ma poi che trova presso di me una pazza, lo posso dire, insomma, che la supporta. E cominceremo quanto prima, a marzo, i giovedì letterari, cioè i famosi tè letterari in biblioteca, quindi c'è anche questa possibilità. Questa la lanciamo perché poi chi vorrà, esatto. Verrà, avrà spazio, metteremo a disposizione lo spazio, metteremo il tè, i biscotti e tutto il resto, poi chi vorrà in qualche modo partecipare per intrattenere le persone, magari per la presentazione di un libro, un incontro, siete benvenuti. A noi fa piacere, il patto serve anche a questo, serve anche a collaborare e a proporre iniziative. Poi sappiamo che ognuno di voi ha delle peculiarità e ha delle cose certo. interessanti da dire in materia di lettura. Quindi sì, sì. Ma non solo di lettura, non partiamo dai libri per allargarci a tanti piccoli progetti o grandi progetti
che siano quelli appunto di permetterci di incontrarci, di parlare. Oggi si è molto sui social, no? E va benissimo, nessuno li demonizza, ma penso che ci sia bisogno anche del confronto di persona, no? Pensavamo, Roberta, se mi permetti, ti chiamo, ti do del tu, visto che in privato facciamo così, quindi cerchiamo di essere poco formali. Avevamo pensato anche all'interno di qualche progetto che forse sta ancora andando avanti, di organizzare anche dei talk, no? Quindi di confronto su alcuni temi, no? Soprattutto rivolto ai ragazzi, anzi approfitto perché con me c'è l'assessore Sanguigni che ha la delega alle politiche giovanili e che penso supporterà questa idea. Assolutamente sì. Ne approfitto, non so se mi sento che sto un po' più lontano, per ringraziare la dottoressa Spinelli che sta mettendo anima e cuore in questo progetto insieme all'assessore Lazzari, e le ringrazio vivamente davanti a tutti perché hanno creato la possibilità di fare rete, ma fare rete realmente, non la classica fare rete. Dobbiamo ringraziare anche, ci sono anche altri funzionari del comune che sono collegati e che daranno una mano, perché sono collegati Anna Marinangeli, Simona Montauti, Rita Tancredi, Barbara Domini, comunque è un gruppo bene. Che comunque noi già facciamo una piccola rete comunale. Poi infatti io chiedevo chi è che sì, mi fa piacere che ci sia anche la dottoressa Marinangeli. Sì, infatti. Prego. Quindi il fulcro di questa rete è la biblioteca. Dopodiché si creano determinati nodi, snodi, che sono le biblioteche, sono i nidi, i parchi, se lo sarà il centro giovani appena sarà pronto, che credo sia breve. Per cui si sta creando veramente una bella rete, ma quello che fa la differenza sono le persone che poi andranno ad animare e, come diceva l'assessore, a ideare, perché noi qui siamo per la facilitazione delle idee e siamo pronti a recepire qualsiasi intervento, qualsiasi idea da parte vostra. E io non aggiungo altro perché sono veramente comunque felice del lavoro che si sta facendo in tutti i rami. Siamo partiti quando avanti anche con fatica, proprio per mettere tanta canna al fuoco, ma poi cominciare un attimo questa rete a renderla viva, ecco, perché adesso abbiamo appena iniziato. Adesso inizia il lavoro duro, creare una rete non è una cosa facile, è un obiettivo pluriennale, però bisogna cominciare da poco, piano piano. Siccome vedo ma noi le sfide piacciono. Siccome vedo inquadrata Teresa Stampanato, che già aveva illustrato un po' le sue proposte, e adesso ciao Teresa, la invito a riproporre la sua proposta, che potrebbe benissimo inserirsi nel progetto che noi intendiamo presentare al Ministero, perché è particolarmente attinente dal punto di vista inclusivo. Quindi Teresa è un vulcano. Lo sappiamo. Grazie, saluto tutti i colleghi, le associazioni. Io vorrei puntare soprattutto, e complimenti per l'iniziativa, perché veramente è una cosa molto interessante. Noi ribadiamo la nostra disponibilità, perché abbiamo letto attentamente il progetto, e quindi c'è un po' di tutto dentro, si può fare tante cose, esatto. Veramente delle cose eccellenti. Noi puntiamo molto, per la nostra esperienza che abbiamo fatto trentennale, no? Di puntare molto su un progetto intergenerazionale, cioè l'incontro, perché come dicevi Lazzaro tu, i social vanno bene, per carità, il progresso, il domani, tutto, però manca, è molto cadente il discorso dell'incontro, di socializzare, di incontrarsi, di scambiarsi le esperienze, veramente anche e soprattutto tra giovani e anziani.
Quindi è un discorso che noi vorremmo proporre con un progetto, appunto si chiamerà intergenerazionale, che crea anche dei laboratori creativi, che poi dentro ci possiamo mettere tutto, insomma, no, quello che ci viene in mente, per niente si crea, per l'attivazione anche dei processi, perché oggi il discorso degli anziani è molto presente. Ci sono tanti anziani molto attivi che però non sanno quello che devono fare, insomma, a parte fare i nonni, che è una cosa stupenda, però vorrebbero anche dimostrare qualcosa di loro stessi e sono più propensi questi anziani a raccontare le loro storie, ma anche a scriverle e quindi poi divulgarle, perché è un atto di esperienza che viene tramandato tra generazioni e generazioni. Quindi noi vorremmo creare questi laboratori anche laddove, siccome noi, come sapete, andiamo molto nelle RSA, nelle residenze protette, eccetera, dove ci sono anche anziani che vogliono essere ascoltati, ma che nessuno li ascolta, ma che preferiscono al rumore dei mezzi mass media come della televisione, che crea un po' di turbamento nel loro, nella loro amplificazione, perché quando si arriva a una certa età l'amplificazione è aumentata, noi abbiamo notato questo, no? E quindi sono ritornati a apprezzare molto la lettura. Sembrerà strano, sono ritornati ad apprezzare molto la lettura, perché ascoltare, senza demonizzare la televisione, per carità, non mi assumo queste responsabilità, sono più portati perché la televisione a loro crea dei problemi di audio, insomma, no? Dell'amplificazione gli crea problemi, eccetera. Poi far incontrare con delle poesie, delle narrative, i bambini delle scuole con gli anziani è molto interessante. Oddio, è partito lo Zoom. Noi ti vediamo e ti Ecco, ascoltiamo vabbè. perfettamente. Ecco, in poche parole, noi vorremmo, ce l'abbiamo già, l'abbiamo anche buttato giù un progetto, quindi dipende dai tempi tecnici, perché come diceva prima lei, ci vogliono poi dei tempi tecnici per registrarlo, eccetera. Quali sono i tempi tecnici previsti per presentare questi progetti? Dunque, allora faccio una Vai, vai. brevissima sintesi. Il bando scade il 21 febbraio. Sì, Noi questo. comunque per esperienza amiamo presentarlo almeno 2 o 3 giorni prima, perché arrivare l'ultimo giorno poi può succedere che non funziona il collegamento, cioè, quindi comunque 2 o 3 giorni cuscinetto ce li prendiamo per essere sicuri di partecipare. Il bando prevede che il finanziamento e tutte le attività connesse al progetto inizino dopo che il progetto è stato ammesso. Quindi uno progetta delle iniziative che però possono, cioè tutto quello che riguarda le spese e le azioni devono partire dopo. Quindi calcolando che il bando scade il 21 febbraio, poi ci sarà la graduatoria, poi ci saranno le comunicazioni, poi ci sarà la convenzione da stipulare con il Ministero, quindi chiaramente noi abbiamo ipotizzato che tutte le azioni non potranno partire prima del mese di settembre, settembre-ottobre. Però voi, se avete delle proposte, formalizzatele, inviatecele via mail, la mail ce l'avete perché l'abbiamo scritto, noi queste le cercheremo per quanto possibile di inserirle, di incasellarle nel progetto, perché come ripeto, magari quelli che sono collegati dopo di noi, in ballo ci sono 30.000 euro. Diciamo che sono quasi a costo zero perché comunque la compartecipazione da parte del comune è eventuale e comunque ci sarà perché noi abbiamo comunque delle spese di funzionamento, delle spese di prestazione di servizi e comunque le garantiamo. In ogni caso i soldi che eventualmente, se, qualora il progetto venisse finanziato, servono per ristorare le associazioni che svolgono le loro attività, quindi comunque i soldi servono per chi fa le cose e quindi voi proponete, chiedete anche di un finanziamento perché poi se il progetto sarà finanziato, bene, se non sarà finanziato, comunque tutte le associazioni e gli enti che sono nel patto hanno
un diritto di prelazione rispetto agli altri, quindi comunque l'amministrazione ne terrà conto prima che di altre iniziative che vengono da soggetti esterni. Quindi questo a prescindere dal progetto, se avete dei progetti interessanti possono essere finanziati a prescindere dall'esito che avrà il bando e questo proposta. Vale un po' per tutte le per tutti, per tutti i soggetti esatto, che hanno sottoscritto esatto. Scusa, un ultimo chiarimento, per essendo le associazioni dei partner, no, il capofila sì. Comune, penso che ci sia una modulistica sì, esatto. Anche per fare il progetto, perfetto. Serve anche per sapere. Ti ringrazio perché questo è un aspetto molto importante. Voi mandateci le vostre proposte, poi se riusciremo a inserirle in maniera coerente nel progetto che presenterà il comune, poi vi chiederemo nei tempi tecnici giusti di iscrivervi alla piattaforma, perché anche voi dovrete aderire al progetto cliccando sul progetto che viene prestato al comune, e quindi diciamo risulterete come partner, quindi i partner del progetto dovranno essere registrati sulla piattaforma. Sì, come questo, tutti i progetti. Sì, per sì. Questo è importante che i tempi vengano gestiti brevi. In maniera diciamo oculata, per evitare di arrivare all'ultimo momento che poi magari basta un dettaglio che non si riesce ad essere. Infatti io, mentre voi parlavate, io stavo pensando che se tutti o quasi tutti i partner, cioè i sottoscrittori del patto, ci presentassero progetti, per noi sarebbe un lavoro tremendo, però no, ne saremmo felicissimi, e pensate, riusciremmo veramente a muovere questa città, che dal punto di vista culturale, lasciatemelo dire, poi mi cerca loro, è abbastanza addormentata, ma non perché non ci sono le proposte, perché per una serie di ragioni la città non sempre è interessata, no? Qui ci sono delle realtà incredibili che hanno firmato il patto. Parlavo delle università, parlavo delle scuole, di enti, associazioni che coprono il territorio con diversi interessi, no? Ecco, posso dirlo, Roberta? Insomma, mica tanto, perché questa cosa poi io mi allargo, no? In tutti i sensi. E voglio dire, ci era venuto in mente, quindi ti prendo per capelli, di pensare anche a un festival letterario, magari se cominciamo a lavorarci per il prossimo anno se ci cominciamo certo. A lavorare, e se tutti possiamo dare una mano, magari può diventare un momento qualificante per tutto il territorio. Ecco, cominciamo a parlare di territorio, perché i sottoscrittori del patto non sono solo di San Benedetto. E quindi allarghiamoci al territorio, ne abbiamo tutte le potenzialità, e basta guardare oltre il confine, e noi vogliamo guardare oltre il confine. Intanto ringrazio Nave Cervo, la libreria che si è collegata, perlomeno visto adesso, ringrazio Raffaella Milandri, scrittrice, certo. Editrice e tante altre cose, viaggiatrice esatto, in solitaria. A proposito di festival letterario. Che ci piacerebbe che proponesse delle iniziative, perché noi siamo ben lieti di accoglierle. E poi questo discorso del festival letterario potrebbe essere veramente anche una vetrina per sì. Tutte le associazioni, per divulgare, le librerie, per, no, le scuole. Per tutte le associazioni che comunque sono attive nel campo della cultura e della lettura, la lettura come strumento e non come fine, è un mezzo per poi raggiungere tutto quello che tu puoi dire benissimo, come pensiero critico, è troppo tutte queste buona. Cose, quindi
Chiedo scusa, intervengo un attimo, mi permetto, perché no, ci sono, non è che non ci sono, stavo indormiente, però... No, allora, buon pomeriggio, dice, vai venire a presentare anche i libri che tu come editore sostieni, esatto. A noi fa piacere, la biblioteca ma assolutamente, volentieri, ma diciamo in realtà, allora, adesso come adesso, diciamo la casa editrice comincia a chiamarsi invece che Mauna Che Edizioni, gruppo editoriale Mauna, perché sono tre i marchi, insomma, quindi c'è la Mauna Che Edizioni che si occupa di popoli indigeni, diritti umani, nativi americani e così via, la Mauna Loa che si occupa di saggi e di romanzi, diciamo anche pubblicati da alcuni autori locali, ma comunque nazionali, e c'è il nuovo marchio Mauna e basta, senza né Kea né Loa, che invece è una realtà per il mondo accademico, una nuova realtà per il mondo accademico che però è appena nata. E in realtà, insomma, le proposte, siccome vorrei sfatare un mito, cioè la casa editrice non si apre per fare i soldi, si apre per passione e per... Lo so, questo è quasi un progetto eversivo. Ecco. Una casa editrice di questi tempi, penso che veramente ci voglia molto di coraggio. Ecco, e dicevo, ma noi ad esempio, allora, si era iniziato nel 2020 con una collana ad alta leggibilità proprio per le persone anziane, quindi diciamo che hanno problemi di lettura e che amano la carta stampata, perché poi gli ebook si possono leggere, ingrandire i caratteri e così via, però la carta stampata è una cosa. E questo ad esempio era un progetto, insomma, che era iniziato, che però in questo momento in pratica è sospeso, perché con gli aumenti della carta e con tutto quello che è il discorso poi della distribuzione nazionale, insomma, diciamo, però è un discorso che siamo disponibili, nel senso, se effettivamente ci volesse, cioè fosse un interesse quello dell'alta leggibilità, è un progetto che c'è la disponibilità a portarlo avanti per gli anziani e per chi ha ovviamente problemi a livello, insomma, di vista. Parliamo ovviamente, vabbè, abbiamo avuto anche dei contatti con Luigi, che visto non fa parte, comunque non c'è stasera nessuno del Luigi che partecipa, e poi altri progetti che possono essere coinvolgimento, insomma, non so, ecco, delle scuole, dei licei, insomma, diverse cose, insomma, cioè tutto quello che può essere fatto, insomma, la disponibilità c'è. Si tratta di mettere a fuoco magari un'idea per un progetto, insomma, ecco. Certo. Quindi, insomma, grazie comunque dell'attenzione, insomma, siamo qui. Adesso ci penserò, oppure magari se ci sentiamo... Senz'altro. Noi siamo sempre qui e siamo disponibili. Quindi... Per fare brainstorming. Esatto, esatto. La cosa bella, scusate, e questo era... cioè un modo per entrare a che pari all'interno della biblioteca mentre noi parliamo, c'è la porta aperta e di là è pieno di ragazzi, un delirio di ragazzi. Veramente sì, ci fa piacere, anche se un po' ci dispiace che in questi giorni dobbiamo buttare fuori la gente perché non ci sono più posti disponibili, però allo stesso tempo ci fa piacere che la biblioteca sia così appetibile e sia diventato un punto di ritrovo, sia tornata ad essere un punto di ritrovo dopo il periodo difficile della pandemia del Covid. E io, siccome vedo diverse scuole che sono collegate, invito anche i referenti degli istituti scolastici a dire la loro, a proporre, a, diciamo, in qualche modo a dare il proprio contributo, perché noi sulle scuole contiamo molto, perché certo. Comunque da sempre la biblioteca ha collaborato con le scuole. Scusate, a proposito delle scuole, volevo intervenire perché appunto io collaboro con Mimmo Minuto, che diciamo ha vari, diciamo, lancia e porta avanti vari progetti con le scuole e con il Premio Strega. E volevo far presente che ci sono varie scuole del territorio, mi riferisco a San Benedetto, che già partecipano a questi progetti. E visto che prima si faceva riferimento al progetto Nati per Leggere,
che è rivolto, diciamo, ad una fascia di età da 0 a 6. Io volevo far presente appunto che ci sono nella scuole primarie appunto dell'Istituto Comprensivo Centro e scuole secondarie di primo e secondo grado che comunque portano avanti questi progetti di promozione della lettura, per cui sarebbe interessante creare anche un collegamento e diciamo coprire tutto l'arco scolare e prescolare. Chiaramente non copiando, diciamo, non facendo riferimento proprio allo stesso progetto che già si svolge, no, nell'ambito della scuola, ma comunque per allargarlo, coinvolgere magari anche altre classi. E qui diciamo le possibili attività sono infinite, cioè dall'individuazione di testi per ogni fascia di età che possono essere inviati in lettura e sui quali i ragazzi possono produrre vari tipi di lavori, disegni, recensioni, piccoli video, poi lì anche le insegnanti diciamo si impegnano, no, nell'individuare quelle che possono essere le attività più adeguate alle esigenze, diciamo, dei loro alunni. E per creare anche questo rapporto di continuità e di collegamento anche con le fasce di età più avanzate, no? E mi veniva in mente quando appunto la signora Spampanato, mi sembra, parlava del progetto di coinvolgimento degli anziani e di metterli in contatto, in collegamento appunto anche con giovani più o meno, che sarebbe interessante per esempio appunto ascoltare, cioè proporre i loro racconti magari ai ragazzi, ai bambini delle varie età, magari anche attraverso delle interviste, per esempio, che i bambini e i ragazzi potrebbero, diciamo, fare agli stessi soggetti anziani, oppure adesso poi dipenderà dalla singola esperienza degli anziani coinvolti, ma per esempio se qualcuno ricorda la Seconda Guerra Mondiale, tanto per dire una cosa che magari potrebbe essere, diciamo, un elemento a cui agganciare. Conservare la memoria. Quindi appunto fare un lavoro appunto di conservazione della memoria, ma anche di approfondimento di alcuni temi che al di là dell'esperienza soggettiva possono essere appunto magari indagati, individuando quelli che poi chiaramente interessano più, diciamo, i vari ragazzi coinvolti rispetto anche ai programmi scolastici che stanno svolgendo, insomma. E una cosa che mi sembrava interessante, ma non so questo fino a che punto si può realizzare, soprattutto collegata per esempio alla biblioteca, no? E sarebbe carino, cioè, però penso anche oneroso, avvicinare diciamo, gli alunni delle varie età anche a degli strumenti tecnologici più innovativi, per esempio facendo una selezione dei libri della biblioteca sarebbe interessante produrre dei contenuti tipo schede e poi generare dei QR code che magari permettono all'utente della biblioteca di inquadrare quel codice e dal quale si apre appunto tutto il contenuto su quel libro che è stato inserito e diciamo elaborato dai ragazzi. Vabbè, questa è una cosa che va forse anche oltre, però è un po' anche per, diciamo, usare degli strumenti che siano anche un po' più accattivanti e interessanti per i bambini, insomma, che comunque tanto che noi vogliamo o no, sono comunque già a contatto con delle realtà tipo smartphone, eccetera. Almeno cerchiamo di utilizzarli anche in senso proprio anche di, diciamo, positivo, tra virgolette, per un aumento della conoscenza e quant'altro, insomma. Adesso mi veniva in mente questo, diciamo, questo esempio, perché mi sembra anche quello più semplice. Chiaramente però ci vorrebbero dei tecnici che siano in grado poi di realizzare il contenuto digitale. Cioè il bambino può produrre la scheda sul libro, il tecnico deve tradurre quel testo, diciamo, generando un QR code che permette all'utente poi di inquadrarlo e di farlo, diciamo, di poter consultare appunto questo contenuto digitale.
tanto per dare uno spunto proprio così di riflessione e anche di possibili attività. Grazie. Sì, la proposta è molto interessante. Peraltro il discorso di cercare di catturare le varie fasce di potenziali utenti attraverso il loro canale preferito mi sembra la scelta migliore, perché soprattutto i ragazzi, i bambini vanno catturati sul punto di vista della tecnologia. E sulla tecnologia la biblioteca sta investendo adesso, nei prossimi giorni parleremo anche di nuovi servizi, cercheremo anche di semplificare l'iscrizione con lo SPID, quindi sarà molto più semplice, in pochi secondi ci si potrà iscrivere e si potrà accedere anche alla piattaforma. Noi siamo in un polo, la Regione Marche finanzia Media Library Online e su questo noi stiamo investendo come promozione, perché iscrivendosi a Media Library uno può accedere a migliaia di risorse, ebook, audiolibri, quotidiani, mappe, diversi audio, però ecco, questo discorso di creare un QR code non è così poi oneroso, insomma, dipende, cioè se si vuole si può fare, è un progetto anche interessante con cui i ragazzi si possono sentire valorizzati, perché elaborano un testo e poi in qualche modo sì, perché in questo senso c'è la nostra responsabile a biblioteca, la dottoressa Barbara Domini, che è in collegamento, che è sul QR code è imbattibile. Infatti, ah, quindi perfetto. Tecnologicamente non sono così evoluta, per tutto quello che riguarda la tecnologia spesso mi rivolgo a lei, che poi crea un QR code per che mette nei vari manifesti e locandine, e poi a quel codice è collegato un testo, quindi volendo è una cosa che si può fare, basta mettersi a tavolino, ragionarci un attimo ed è una cosa che si può realizzare, diciamo, a costo zero. E tra l'altro la biblioteca come centro di aggregazione per esempio potrebbe servire anche per organizzare degli incontri anche con eventuali autori dei testi che poi vengono mandati in lettura, sui quali i ragazzi lavorano, insomma, ecco, le possibilità sono tante. C'era una signora che voleva intervenire. Sì, non so, c'è un'inquadratura di sì. Del Miriam Blasini di Omnibus Omnes, che è stata inquadrata. Sì, mi scusi, intervengo. Ecco qua. Sì. Eccomi qui, spero mi sentiate. Sì, sì. Allora, a proposito di coinvolgimento delle scuole, delle giovani generazioni e dell'elaborazione dei testi, mi sembrava a questo punto opportuno segnalare che appunto con l'Omnibus Omnes da alcuni anni portiamo avanti progetti di questo tipo, con il progetti concorsi di scrittura per le scuole, con le quali abbiamo coinvolto le scuole appunto sul territorio, non solo nel territorio di San Benedetto, ma diciamo da Grotta a Mare ad Alba Adriatica. E stiamo puntando per appunto sollecitare l'interesse dei ragazzi, stiamo puntando sull'agenda degli obiettivi sostenibili ONU, l'agenda 2030 ONU, per cui ogni anno i ragazzi vengono sollecitati a produrre appunto degli elaborati scritti che riguardino appunto temi specifici, ogni anno un obiettivo diverso, per cui mentre il primo anno abbiamo puntato, purtroppo era l'anno della pandemia e quindi abbiamo puntato sull'obiettivo salute e benessere, e quindi ci sono stati questi scritti che sono stati poi raccolti in un testo e quindi hanno prodotto in effetti siamo passati dalla fase della scrittura all'elaborazione proprio della produzione di un libro che li raccogliesse. E quindi sono diventati a tutti gli effetti scrittori, hanno visto appunto il frutto delle loro fatiche stampato. E negli anni successivi abbiamo puntato poi su argomenti diversi. L'anno scorso è stato centrato sulla nativi americani e per quest'anno produzione e consumi sostenibili e responsabili. E quindi potrebbe, insomma, cerchiamo di portare avanti questo progetto proprio per stimolare i ragazzi non solo a diventare appunto parte attiva, non solo come lettori, ma anche come autori, attraverso l'elaborazione proprio di testi scritti. E quindi ringraziamo anche il Comune che ci ha sostenuto in questi anni, in questa iniziativa. Assolutamente.
speriamo di continuare a portare avanti. Bene, grazie. La lettura nello specifico, ormai da un paio d'anni proponiamo la rassegna estiva del Festival Letterario Riviera delle Palme con la presentazione appunto di testi di autori sia locali che nazionali, cercando di puntare su temi che riguardino in particolare temi più magari attinenti a particolari magari problemi etici oppure sensibilità nei confronti di particolari tematiche, quindi cercando di mirare anche in questo caso a tematiche un po' più, se vogliamo, di nicchia magari e non così di semplice lettura di intrattenimento. Grazie. Io mi ricollego, volevo aggiungere qualcosa riguardo a quello che aveva detto prima la docente, se non sbaglio la professoressa Castellecci, sì, riguardo alla possibile collaborazione tra scuole e anziani e quindi la proposta della Teresa Spampanato, cioè volendo, cioè nulla vi impedisce, anzi lo scopo del patto è proprio questo, di collaborare tra voi, creare dei piccoli nuclei di 2-3 associazioni e enti che poi si mettono in contatto e poi piano piano cioè c'è un interscambio e poi le collaborazioni si allargano, perché come è stato detto in sede di insediamento del patto bisogna un po' superare l'individualità delle associazioni, degli enti che lavorano un po' per sé, invece le iniziative si possono fare anche a 3, a 4 e poi l'iniziativa è di tutti, non è di un ente in particolare. Giusto, però quindi comunque se poi voi collaborate non è che ci sentiamo scavalcati come comune, come coordinatore, anche se poi per esempio un'altra cosa che mi viene in mente, che si era detto alla firma del patto, noi vi invitiamo a comunque a comunicarci tutte le proposte, le iniziative che voi organizzate sul piano socioculturale, perché poi possiamo creare un database, una tabella con tutte queste iniziative e promuoverle, per cui poi ognuno, ogni soggetto del patto sa quello che fa l'altro, serve anche per evitare sovrapposizioni o accavallamenti, ma anche poi la speranza è che poi ogni soggetto, ogni associazione vada a sostenere, a partecipare alle iniziative che organizzano gli altri, anche perché poi ci si conosce sulle cose pratiche, no? Vedere quello che fanno gli altri, perché un po' ci si conosce così la denominazione, l'associazione, così, però poi non si sa concretamente. Infatti, intanto in questa riunione. Per esempio, Roberta, mi veniva in mente che e so che già se la dottoressa Mariangeli è ancora collegata, non so, lei già opera in questo modo. Cioè, se noi, per esempio, siamo, la dottoressa Spinelli e Roberta è d'accordo, se noi abbiamo comunicazione di bandi che possono interessarli, noi poi ve li comunichiamo, di modo che voi possiate interagire, se credete e se vi interessano, magari poterne approfittare. Ma questo è, voglio dire, noi lo facciamo nei loro confronti, ma anche loro se sono certo, a conoscenza. Perché, sì, anche questo, per esempio, se noi adesso parteciperemo a questo bando del CEPEL, se poi qualcuno vorrà aderire come partner, a noi fa piacere, rafforza anche il progetto e gli dà più valore. Ma poi quando voi partecipano dei bandi che invece sono riservati agli enti del terzo settore, alle associazioni, e a soggetti che sono esterni alla pubblica amministrazione, se poi voi organizzando, progettando un'idea, chiedete la compartecipazione del comune, questo può dare anche maggior peso e maggiori possibilità di finanziamento, noi siamo disponibili, quindi si deve creare questa collaborazione, questo confronto continuo sulla progettazione. Sì, vedo per esempio vedo Chiara, che poi lei è bravissima a stare dietro a questi Ciao Lina, volevo parlare, infatti mi sentite? Ok, scusatemi perché tra un po' sono a teatro, tra un po' arrivano i ragazzi dei corsi, quindi non riuscirò più a dire nulla e vi saluto, sono insieme a Giulia Biondi di Caleidoscopio, anche lei, quindi nel caso poi lascio la giovane.
Allora, io volevo dire che sono contentissima innanzitutto di ritrovarci. Vorrei che capitasse più spesso, è bella questa cosa. Benissimo. Volevo dire che la proposta che ha fatto Teresa mi ha lasciato un po' di stucco, nel senso che è meravigliosa, e noi abbiamo già da 2 anni realizzato un progetto che è pari pari a quello che ha descritto la signora Teresa, che si chiama Raccontarti, ed è scritto proprio raccont-arti, ed è un progetto di laboratori creativi anche sul racconto, appunto, a partire da un determinato tema. E la prima edizione è stato realizzato proprio nel elaborato scritto con tutti i racconti di giovani e anziani, quindi è proprio di dialogo intergenerazionale tra adolescenti e anziani. Ciò non toglie che si possa fare anche con i più piccoli. Quest'anno saremo alla 3ª edizione, e io direi che appunto unire le forze tra con la signora Teresa, appunto, che magari fa lo stessa tipologia di progetto con l'RSA, che è un'idea che avremmo avuto pure noi in futuro, sarebbe stato l'ideale, insomma, come sviluppo di questa idea embrionale. Sarebbe carino anche che questo format sia, no, un po' a tappeto sul territorio. È già successo per noi l'anno precedente, l'anno scorso, e ci sono stati tanti raccontarti che a partire dal nostro si sono andati a sviluppare a Colli del Tronto, a Rocca Fluvione, con la stessa tipologia, o tra RSA o comunque sia tra gruppi informali di giovani e anziani, sempre a partire dal leggere, dal racconto, dal tramandare e anche lo scrivere. Quindi sicuramente questa è una proposta che vi faremo per il prossimo anno, perché sarebbe carinissimo portarla avanti. E poi ci sono anche altri progetti che facciamo sia con le scuole, con le primarie, intorno alla lettura, a partire da degli spettacoli teatrali e laboratori in classe, che quest'anno hanno ricevuto un successo enorme. Quindi ciò non vuol dire che non si possa replicare anche una cosa simile, oppure degli eventi in teatro dedicati proprio alle famiglie sulla lettura. Quindi io poi vi mando tutto, e insomma quello che volete lo teniamo comunque in stand by, diciamo, nell'archivio. E poi io di solito mando un foglio intestato con diciamo la descrizione dell'attività, gli obiettivi, un piccolo budget, firma e data, serve, va bene? Allora, quindi va bene. Ti ringraziamo e invito tutti gli altri soggetti che sono collegati, magari la prossima settimana, massimo 10 giorni, okay, di formalizzarci anche via mail le vostre proposte, perché poi noi, per quanto possibile, cercheremo di inserirle nel progetto. Sì. E poi, se appunto sarà la vostra proposta sarà utile e coerente, poi ci metteremo in contatto per far sì che voi vi possiate registrare sulla piattaforma e aderire al progetto, e quindi aspirare a un sostegno finanziario da parte del Ministero, perché, ripeto, i soldi che noi cerchiamo di intercettare sono per sostenere le associazioni. Se qualcun altro... Io vi saluto, scusatemi, devo grazie, scappare. Grazie a tutti. Grazie per aver partecipato. Io volevo... Grazie a voi. Volevo invitare il signor iPhone, o signor iPhone, perché vedo un nome... che però non è intellegibile, proprio per via del verbale, per il resoconto che dovremo fare a chi non ha potuto partecipare, di qualificarsi, perché se qualcuno si è collegato col telefonino, ma noi non riusciamo a capire di chi si tratta e chi rappresenta. E potevo prendere la parola brevemente solo per fare una comunicazione, grazie. E per quanto riguarda, diciamo, la collaborazione fondamentale con le colleghe della biblioteca, noi raccordo anche con la mia collega Simona Montauti per le ludoteche, le educatrici dei nidi comunali stanno per far partire un calendario ricco e coinvolgente delle famose favole a merenda, ma questa volta in trasferta itinerante proprio nella casa della biblioteca. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare qui Roberto Spinelli, la direttrice, Barbara Domini, la responsabile, perché a Natale ci hanno accolto, e qui c'è il nostro assessore, ci hanno accolto, eravamo senza un tetto, fra virgolette, abbiamo festeggiato con le bellissime letture, le educatrici, tutte le famiglie, è stato molto emozionante. Ho avuto un Babbo Natale speciale. Sì, libraio che ha dato le tesserine, grazie. Io l'ho messo pure su Facebook poi, questa cosa. Che famiglia grande e allargata, no? Che siamo, questo è bello, al di là del ruolo istituzionale, perché siamo famiglia veramente, no? Ci vestiamo e svestiamo con tutti i coinvolgimenti grazie ai nostri bambini e le famiglie, e quindi ne andiamo fieri di avere proprio questi servizi a disposizione. E le educatrici hanno l'opportunità da febbraio a maggio di venire in biblioteca a portare le letture, come anche in ludoteca, e vi dobbiamo ringraziare perché ci avete dato le borsettine per iniziare il prestito libri
a 145 famiglie da marzo dai nostri servizi. Ma noi torneremo a bussarvi porta ad aprile, maggio, giugno, perché faremo le letture da voi. Vorremo proporvi un programma con le famiglie, e questa sperimentazione, che ad oggi vale solo per i 5 servizi comunali, ovvero i 2 nidi e le 3 sezioni primavera, ci rivedrà anche di portare questa proposta, sempre se ci accogliete, se credo sarete magnanimi, di venire con tutti i nidi e scuole dell'infanzia della città, le famiglie della città, dentro al protocollo 06 che l'assessore Sanguini con il sindaco Spazzafumo andranno a rinnovare con i nidi e le scuole dell'infanzia della città. Quindi ci aspetto un bel carnet, e allora ci mettiamo sotto per un bel calendario. Queste erano le nostre news. Noi l'accoglienza ve la possiamo dare, mettiamo a disposizione quello che abbiamo, le risorse umane, poi dopo i soldi ce li mettete voi, perché... Ma noi nessun soldo, Roberta, giochiamo in casa, nessun soldo, siamo dipendenti, e quindi noi così... nulla, così, cioè i testi, certo, i testi in prestito, i soldi da andare a far vedere chi porta fuori. Noi mettiamo le idee. Ah, ecco, sì, no, va ciao, bene, no. No, Simo, la mia collega. No, volevo anch'io dire no, sono completamente d'accordo su quello che è stato detto dalla collega Rita Tangra. Ormai non faccio più elogi, perché sennò ci sale il... Da me te c'è una corrispondenza, Simo, di amorosi sensi. Per tutti quanti, e questo ci permette di creare, insomma, delle belle situazioni, delle belle cose. Posso fare un piccolo intervento? Scusate, cioè, buonasera a tutti. E vabbè, con Nati per Leggere, naturalmente quello che pensavo che mancasse fossero proprio le scuole d'infanzia, quindi mi sembra, cioè, dai 3 ai 6 anni, perché nidi, ludoteche e sezioni primavere sono effettivamente rivolte ai bambini un pochino più piccoli, ma per colmare le diseguaglianze educative dovrebbe entrare proprio nella scuola d'infanzia, dai 3 ai 6 anni. E noi, come Nati per Leggere, associazione culturale pediatri, siamo disponibili. È chiaro che sempre dipende ci vuole sempre la biblioteca, perché senza la biblioteca non si può fare niente, e i volontari che però questo progetto, cioè andare nelle scuole, nella scuola d'infanzia, a parlare un pochino e a mostrare i nostri libri illustrati, che sono divisi, come diceva la professoressa Castelletti, per fasce d'età, sinceramente mi sembra un bellissimo obiettivo. Poi volevo dire che noi un'esperienza con Alessandra Spazzafumo l'abbiamo fatta al centro Primavera, vero Alessandra? Sempre con Nati per Leggere e la cooperativa Piccoli Passi. Prima questo del Covid, naturalmente, ed è stata un'esperienza bellissima, emozionante. I nonni erano tutti presenti, e tutti che partecipavano con le loro capacità forse limitate data l'età, però sono state delle esperienze uniche che secondo me vale la pena ripetere. Io mi rendo disponibile, sono anche in pensione, quindi diciamo che sono un po' più disponibile di prima per queste iniziative. Grazie di questa riunione, che mi sembra veramente molto interessante. Unire tante anime serve sempre. Grazie ancora. Scusate, volevo solo specificare una cosa per non appropriarmi di titoli che non ho. In realtà non sono un insegnante, cioè sono una consulente, collaboro con la Fondazione Bellonce, il Premio Strega, e con l'Associazione dei Luoghi della Scrittura. Ahimè non sono un insegnante, mi sarebbe piaciuto, ma in realtà non lo so. Comunque sì, pieno titolo, perché poi qui in questo patto ci sono tutte le varie professionalità nella filiera della lettura, quindi... Va bene, grazie per la precisazione. Non so se Lina volevi dire una cosa. Potrei intervenire poi. Sì, Vanna, vai e poi no. Magari. Vai, tranquilla. Vai. No, io rappresento l'UNICEF, sono la presidente del comitato provinciale, e come UNICEF abbiamo un progetto con le scuole. È il progetto Scuola Amica, e le scuole, gli ISC di San Benedetto partecipano tutti a questo progetto. E nel progetto, nel programma, c'è il percorso appunto libri ed immagini. E la difficoltà per aderire e portare avanti questo percorso è che poi non hanno le scuole, gli insegnanti, insomma, non sono forniti dei libri, dei testi, insomma, su cui
e lavorare. Quindi ecco, potrebbe essere appunto interessante e utile che potessero fruire di questi libri che scelgono. E questi libri sono indirizzati, naturalmente noi come UNICEF questo proponiamo, sulle tematiche sui diritti dei bambini, e indirizzando le tematiche sui bisogni e sulle esigenze della realtà. Per esempio le tematiche di quest'anno, i diritti, quelli che chiamiamo i diritti mancanti di questo periodo, sui quali indirizziamo le scuole e quindi proponiamo di realizzare, attuare, iniziare il percorso, è per esempio il bullismo e il cyberbullismo, la violenza sulle donne, le pari opportunità, l'integrazione, lo sviluppo sostenibile, tutte tematiche che fanno riferimento quindi alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e all'agenda, gli obiettivi sostenibili dell'Agenda 30. Quindi ecco, avere quindi la possibilità per le scuole, io parlo per le scuole perché queste sono le proposte che noi come UNICEF e come Scuola Amica facciamo alle scuole, abbiano la possibilità di avere, di consultare, di avere in prestito questi libri sui quali possano lavorare. Un'altra proposta che vorrei fare è quella, cioè che ci interessa, è quella della lettura digitale. Come anche prima si diceva, no? Avvicinare alle nuove tecnologie di lettura, quindi prevedere anche dei momenti di lettura digitale che può interessare i ragazzi e anche i più piccoli possono essere avvicinati. E un altro è per stimolare sempre la partecipazione dei ragazzi dei momenti di lettura alla pari, peer to peer, no? Che i ragazzi magari tra di loro dei momenti in cui possono parlare tra di loro o che e quindi ci sia un apprendimento tra pari, presentazioni di un libro, discussioni sul libro che è stato letto, che è stato proposto. E quindi ecco, queste sono le proposte che però noi come organizzazione Ollus non possiamo ricevere finanziamenti, quindi sarebbe una partecipazione ecco, a livello volontario, però possiamo appoggiarci come partner, ci appoggiamo sulla vostra disponibilità e sulle vostre risorse, e che affinché i nostri suggerimenti possano essere recepiti, e quindi nel lavoro che noi facciamo di sensibilizzazione, di diffusione, di avvicinamento, di realizzazione dei diritti, ecco, possiamo contare su delle competenze e su degli strumenti che magari voi ci fornite. Sì, io passerei la parola alla dottoressa Barbara Domini, che è la responsabile della biblioteca, perché per quanto riguarda il suggerimento che lei ci ha fatto sulle proposte dei suggerimenti editoriali, lei è da sempre disponibile verso le scuole per proporre delle bibliografie, quindi comunque andare a selezionare del materiale a tema per le scuole, per le famiglie, più lei gestisce poi tutti gli acquisti, lo shop per Media Library Online, quindi penso che più di lei nessun altro possa risponderle, perché comunque questa è comunque una proposta molto interessante che però sfonda una porta aperta. Quindi sì, anzi, mentre parlava la signora Guardiani,
Sarebbe bello poter creare appunto questa sinergia tra quelli che sono i loro obiettivi, quindi hanno determinate tematiche da affrontare come UNICEF giustamente portano avanti. Ma anche le scuole, quelle... perché aderiscono alle... alle scuole, però giustamente il problema è sempre quello che le scuole non hanno tutte queste risorse, anche la biblioteca non è in grado di garantire tante copie di uno stesso libro, no. Per quindi a questo punto sarebbe bello creare una sinergia tra appunto questa necessità di sensibilizzazione, la biblioteca che potrebbe fare da tramite con bibliografie tematiche eccetera, e le librerie cittadine che qui vedo rappresentate diciamo da diversi soggetti, che potrebbero usufruire diciamo di una parte delle risorse qualora fossero finanziate o ci fossero disponibili, per mettere a disposizione degli alunni delle scuole i libri sui quali si lavora, insomma, che sono argomento di approfondimento o di suggerimenti di lettura. Potrebbe essere un bel connubio questo qui tra le librerie che appunto mettono a disposizione i loro... Barbara, questa è un'idea bellissima, sì. Molto molto interessante, perché fra l'altro questo delle scuole è un argomento che insomma mi sta molto molto a cuore, e non so quante scuole o quali scuole siano collegate, ma il loro apporto mi sembra fondamentale, come credo sia sicuramente una bella esperienza. Anche un po', cioè anche una sfida in questo senso, e mi fa molto piacere, e lo ripeto spesso, anche la presenza all'interno di questo patto per la lettura di una realtà particolare che è quella del carcere, per esempio. Per ora abbiamo la sottoscrizione del carcere di Marino, del Marino del Tronto, che penso non possa, non si è potuta collegare. No, infatti la dottoressa Valentini, la direttrice, si scusa perché ha detto che avrebbe fatto di tutto, ma credo, da quello che ho capito, che stia scavalco anche con il carcere di Fermo, quindi sta operata. Infatti parlavo anche di questo. Allora, a questo proposito volevo dire che noi siamo in contatto ora con il referente regionale del sistema bibliotecario carcerario, Marche, Lorenzo Sabatini, il quale mi ha già messo in contatto con la referente della casa circondariale di Marino del Tronto. E, diciamo, il nostro primo approccio è quello di, noi riceviamo tante donazioni, quindi poter comunque virare le donazioni che riceviamo verso le biblioteche carcerarie. Però loro hanno in programma tante attività che potrebbero essere fatte in collaborazione con le scuole, e con le librerie e anche con Nati per Leggere, perché loro sostengono molto, cioè c'è il discorso del sostegno alla genitorialità, ci sono delle persone anche penso diciamo alle sezioni femminili o comunque che hanno dei bambini piccoli o lì ci sono dei genitori, quindi ci sono questi momenti di incontro familiari nelle carceri che loro vorrebbero sostenere appunto sempre dal punto di vista della promozione anche della lettura come anche un punto di incontro per queste persone che vivono delle realtà a volte anche molto dure, insomma. Quindi lì sicuramente con il carcere al centro di questo discorso penso che si possano fare veramente tante, tante attività che hanno come al centro l'inclusione, insomma, quello che, sì, quello sì, che vogliamo raggiungere. Belle sfide che ci piace accogliere. E infatti anche nei prossimi giorni cercheremo poi di entrare in contatto proprio stretto e operativo con il carcere di Ascoli per vedere di tavolare un discorso, perché il progetto sotto l'aspetto inclusivo il carcere ci sta proprio, dovrebbe essere il fulcro. Chiaramente le proposte, le segnalazioni, gli input devono partire proprio dall'istituto carcerario, perché comunque poi dopo noi ci mettiamo a disposizione come personale, come organizzazione, come patrimonio librario, però è chiaro che gli addetti ai lavori sono loro e loro sanno quali possono essere le esigenze, come muoverci, quali possono essere le azioni più proficue per fare un progetto socioculturale, insomma, di posso parlare? Persone in difficoltà. Ah. Buonasera Mimmo. Ecco Mimmo. No, ecco Mimmo, innanzitutto mi scuso perché ho avuto un appuntamento da altre parti.
Non so se già l'argomento, mi ma tranquilli che la vicepresidente ne ha toccato. Noi per quanto riguarda le scuole siamo abbastanza dentro, nel senso che attraverso la scuola Holden e attraverso altre casidice eccetera, anche quest'anno portiamo gli autori direttamente nelle scuole, e per quanto riguarda la questione dei libri ci facciamo carico tranquillamente per dare una quota di libri a chi gli altri li comprano con una condizione particolare. Però tocchiamo tutte le scuole del territorio e abbiamo già fatto una con il professor Gallo, che ha riempito l'Ipsia, era stracolmo di gente, tanto che questi ragazzi hanno chiesto al professor Gallo di poter tornare per un'altra presentazione. L'Aula Magna era stracolma e adesso ne avremo tanti altri fino ad aprile. Ci sarà Loredana Lipperini, ci saranno sono tanti che li cura Mimma Tranquilli, che ha contatto direttamente con le scuole, e quindi è una cosa sulla quale l'associazione già da tempo opera. Questa è la prima cosa importante. Ho sentito tante cose e sono d'accordo su tutto quello che avete detto, perché quando c'è aggregazione, quando c'è modo di collaborare, quando c'è voglia di fare, per fare sì che questa città abbia un valore importante, noi siamo sempre al primo posto. Io da una vita che faccio questa attività sono strafelice di sentire tutto quello che ho sentito fino adesso. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, perché ognuno nel suo campo ha portato veramente un pezzo di crescita per quello che vogliamo fare di questa città. C'è tanta cosa da fare, perché con l'assessore sa perfettamente che tante cose mancano, però se veramente vogliamo fare questo, manca anche anche i luoghi, perché i luoghi ne abbiamo pochi. Abbiamo la palazzina, abbiamo la vicepicentina, però se ci vuole qualcosa di importante, io faccio sempre questo esempio, Lina Lazzara prima o poi mi ucciderà, io porto un autore a San Benedetto del Tronto, massimo 200 persone, lo stesso autore lo porta ad Alba Adriatica, 1200 persone, Alba Adriatica ha 10.000 abitanti, o lo porto a Porto San Giorgio, la stessa cosa, si riempiono le sale. Qui il massimo che abbiamo è 200, quindi dobbiamo fare anche una comunicazione importante, però non possiamo fare tutte le comunicazioni che vogliamo, ma i posti non ci sono. Li creeremo. Grazie. Con pazienza e lavoro. Posso ringraziare tutti veramente, perché hanno portato tutti, io sono arrivato tardi, però anche dove stavo, un appuntamento con un altro comune, avevo l'auricolare, quindi ho sentito tutto quello che avete detto, e quindi sono veramente contento e felice di aver sentito tante voci creative. Sarà contento quell'altro comune che tu no, sei no, no. L'altro comune non sentiva niente, sentivo io le auricolare. Stavamo facendo una programmazione estiva al di fuori, perché noi non lavoriamo solo a San Benedetto, lavoriamo in altri posti, e quindi avevamo questa dobbiamo ritagliare queste cose gli angoli, perché l'estate è tanta e corta rispetto a tutti i programmi che abbiamo. E poi adesso invito ufficialmente tutti voi, anche quest'anno l'Associazione della Scrittura è stata incaricata da parte del Consiglio delle Marche regionale di organizzare il Salone del Libro di Torino. È un onore ed è anche però una presa di posizione importante, perché l'anno scorso mi ha detto: hai portato tutto a San Benedetto, non hai portato Fermo, non hai portato. Quindi bisogna che l'associazione sia. Deve fare in quelle 12 mezze ore che abbiamo, accontentare un po' tutti, quindi 3-4 di San Benedetto. L'anno scorso ci siete venuti pure voi, quest'anno spero che ci ritornate un'altra volta, vi farò avere la mezz'ora tutta intera, come diceva la cara Roberta Spinelli, e di accontentare anche tutti quelli che possiamo accontentare. Però ogni tanto che San Benedetto sia protagonista, Mimmo, non ci togliere il tempo. No, quanti erano, diciamo, quanti eravate di San Benedetto l'anno scorso? Su 12, 6 eravate di San Benedetto, quindi la metà. Non è protagonista,
più di potersi così. Anche quest'anno. Ma te l'ho promesso e lo mantengo. Io mantengo, bisogna vedere poi se mi danno l'ok per poter fare qualcosa. Stiamo lavorando per allargare queste 12 mezz'ore a portarle almeno a 24. Se abbiamo quello, allora San Benedetto sarà il primo posto in assoluto. Ma perché noi abbiamo tanti bei progetti grandi, quindi non ci possono trascurare. Sì, ma anche con quel signore che sta vicino a te, anche con loro lavoriamo, perché non è che lavoriamo soltanto anche con loro, per adesso ci farà un pezzo da 90 che è Berino, che è da 3 anni che gli andiamo dietro e verrà il 13 marzo. L'ho mandato oggi. Sì, ho visto. Però bisogna trovare. Quindi la collaborazione comune è totale. Va bene? Grazie a tutti. Grazie. Mimmo. Allora, mentre si avvia verso la fine della riunione, così rispettiamo i tempi, vi ricordo, primo, di inviarci via mail tutte le iniziative che comunque voi organizzate, a prescindere dal progetto, ma che fate o autonomamente o con il sostegno del comune, di mandarcele in maniera tale che possiamo creare questa banca dati, questo calendario condiviso da poi promuovere sui canali istituzionali del comune, canali social. Poi se avete delle proposte che sono coerenti, attinenti al bando che è scadenza il 21 febbraio, che è quello per la promozione della lettura con un particolare taglio inclusivo, fateci, inoltrateci pure queste proposte, così abbiamo i tempi per poter valutare se inserirle e quindi farvi partecipare come partner sulla piattaforma e quindi finanziarle, tenendo presente che i tempi, credo che poi tutte le azioni dovranno partire dopo che il Ministero avrà accettato eventualmente il progetto e quindi avrà firmato una convenzione con l'ente capofila che è il comune, e poi da lì tutto partirà, quindi presumibilmente settembre-ottobre, perché se le proposte, il termine di scadenza è fine febbraio, poi ora che fanno la graduatoria e tutto, credo che insomma andrà a finire dopo l'estate. Comunque se chi ha intenzione di partecipare o comunque ha dato un'occhiata al progetto e vuole aderire, e poi benvenuto, insomma valuteremo tutto e cercheremo in qualche modo di inserirlo, perché poi sapete meglio di me che i progetti, insomma dopo quando uno descrive, cioè, si può sempre inserire un'iniziativa come azione e renderla coerente con l'obiettivo complessivo. Bene. Ci sono, io credo che è stata molto interessante. Qualcuno che non ha parlato, magari brevemente, perché così rispettiamo i tempi, ci vuole intervenire, adesso, magari qualche associazione, ente che non è intervenuto finora, non so se ha delle proposte, se no. Io volevo dire una cosa brevissimamente. Innanzitutto ecco, vi ringrazio per questi interventi, ognuno interessantissimo. Mimmo, chiudi l'audio. Aspetta, dove sta Mimmo? Anche io sicuramente contatterò la signora Spampanato, perché per quanto riguarda le ludoteche mi piacerebbe moltissimo che Alessandra Spazzafumo e altri l'orecchio, mi piacerebbe moltissimo che dei nonni arrivassero appunto nelle biblioteche a raccontare le loro storie, a raccontare, a trasmettere la loro cultura. Abbiamo fatto delle cose del genere con i nonni del centro Primavera, e quindi le biblioteche sono andate al centro Primavera e c'è molta collaborazione, come diceva la collega Tancredi, su questo punto. E quindi invito a partecipare. Una cosa carina che poi è iniziata negli anni, anche il discorso dei prestito libri in ludoteca. Noi abbiamo degli angoli
le bibliotechine, diciamo, le chiamavo le bibliotechine, suddivisi per età, per genitori, bambini, e dove abbiamo iniziato una sperimentazione di prestito libri. Quindi invito anche Roberta Spinelli, se vuole implementare questa sezione di una biblioteca, una bibliotechina nelle ludoteche, si potrebbe anche pensare di... Volentieri, ce l'abbiamo già pronti i libri. Effettivamente preparati, sì, ma qui siamo prima, cioè arriviamo prima delle richieste. Ok, perfetto, non avevo dubbi. E niente, poi rinnovo il discorso che è già stato fatto, che è un itinere della ludoteca in biblioteca, che spero continui, e invito tutti voi, con alcune associazioni abbiamo già collaborato in ludoteca, vedo tante facce note. E comunque invito tutti voi a farmi anche noi delle proposte di rete, diciamo delle attività di collaborazione, sempre tese insomma a questi obiettivi. Grazie. Sono bravi qui. Io mi aggancio al discorso delle ludoteche, quindi quando partirà questa collaborazione per essere presenti con la Petta della biblioteca il sabato mattina e poi attivare una presenza delle varie professionalità, delle cooperative, di tutto ciò che ruota attorno al sociale, quindi penso pure cultrici, pedagogiste, eccetera. Invito anche le associazioni che si occupano di teatro, di arte, a dare anche il loro contributo, perché comunque una loro presenza è sempre un arricchimento, perché una famiglia che magari il sabato mattina non sa dove sbattere la testa, trova un servizio aggiuntivo il sabato mattina in ludoteca, in cui gli si spiega il prestito, l'importanza della lettura in età precoce, e poi magari c'è una persona che gli spiega anche come è importante il disegno come strumento espressivo, oppure la musica, il teatro, tutto questo è non può che farci piacere, quindi poi ognuno può noi abbiamo già una giornata fissa di letture animate proprio nel biblioteca, e questo è che si può ampliare a vista, abbiamo appunto ospitato Nati per leggere e tutto, cioè, il sabato mattina ad esempio abbiamo dei laboratori per gli adulti. Mi sta venendo in mente che si potrebbero fare si potrebbe fare qualcosa appunto anche per gli adulti relativo alla lettura e qualcosa a sfondo appunto letterario per gli adulti, non solo per i bambini. Cioè le idee veramente possono essere mille, e anzi io prendo spunto di dire che a fine maggio ci sarà un evento importante. Noi ogni anno a fine annualità, a fine maggio facciamo sempre una festa delle ludoteche, e quest'anno gradiremo anche magari, lo facciamo in un parco, magari se Nati per leggere oppure la biblioteca proprio vuole prestarci un quel fianco, qualche attività di lettura per i bambini, noi saremo felicissimi di lasciare un composticino per questo. Bene, abbiamo già divulgato l'avviso tra le volontarie di Nati per leggere, poi con l'occasione per dire che stamattina stamattina è stato pubblicato l'avviso, sì. E già devo dire che nel giro di informazioni già dopo un'ora abbiamo già ricevuto diverse adesioni. Ma che bello. Che in pratica il comune finanzia un nuovo corso per volontari Nati per leggere, un corso importante di 16 ore per 25 partecipanti. Abbiamo concordato col Centro per la Salute del Bambino, anzi la dottoressa Domini si è interfacciata con questo istituto per stabilire dei requisiti di preferenza nella selezione, e sarà previsto anche un tirocinio di 18 mesi per i partecipanti, e quindi questo creerà nuova linfa, andrà a rafforzare la lista dei volontari e creare comunque una nuova base, sempre per poi avere più materia prima di persone volenterose che si muovono nel territorio. Quindi questa è una cosa su cui puntiamo molto, e quindi poi il 19 febbraio scade il termine, abbiamo dato un termine ampio, poi insomma nel giro di una settimana faremo la selezione, e qualora ci fossero più domande, e poi comunque da marzo partirà questo corso, e quindi diciamo che entro fine marzo avremo 25 nuovi volontari che possono essere
messi a disposizione di tutte le iniziative che si fanno sul territorio, non solo comunale, perché poi i volontari vanno dove vogliono, insomma. Scusate, volevo un'informazione. Prima della scadenza del progetto, non che a febbraio, no? Sì. Ci sarà un altro incontro o no? Non credo, no. Non so se c'è necessità. Altrimenti, se arriveranno delle proposte, comunque ci relazioneremo con tutti i soggetti che avranno fatto le proposte per cercare di capire nel dettaglio, per vedere di inserirlo in maniera corretta nel progetto e poi per tutte le questioni pratiche che riguardano la registrazione sulla piattaforma come partner. Quindi se poi più realtà si metteranno insieme, questo magari possiamo anche organizzare, certo, un incontro in piattaforma settoriale, oppure diciamo, anche di persona. Oggi come primo incontro abbiamo pensato di fare questa videoconferenza online e l'abbiamo fatta nel pomeriggio perché in genere le scuole sono più propense, i docenti sono più disponibili nel pomeriggio e per dare modo a tutti di partecipare, cioè a più persone di partecipare, però questo lo possiamo vedere, non è escluso che da qui, cioè, a 15 giorni si possa riorganizzare un'altra riunione, però magari si può fare anche un nucleo ristretto in base a quelli che magari hanno inviato delle proposte, quindi si possa confrontare, certo, per vedere come renderle omogenee, come collegarle. Sì, grazie. Lo vedremo, diciamo, strada facendo. Ok, grazie. Bene, ringraziamo tutti e ci mettiamo tutti quanti al lavoro. D'accordo? Buon lavoro. Grazie a tutti. Buonasera. Buonasera. Buona serata. A voi. Salve.